Grazie Presidente, avrei evitato volentieri di fare questa dichiarazione di voto, ma probabilmente non sono stato abbastanza chiaro nella, descrivendo prima le motivazioni per cui questo emendamento è necessario per correttezza e coerenza. Le previsioni si fanno su livelli di progettazione a volte estremamente preliminari. Per cui è chiaro poi che nello svolgimento degli approfondimenti tecnici portano a verificare che i costi per la realizzazione di quanto previsto in quel particolare intervento siano maggiori rispetto a quanto si è messo in previsione e quindi i fondi a disposizione non coprono tutte le attività previste. Ci sono due alternative, o meglio, un'alternativa in questi casi. O lasciare inalterati i fondi e fare meno cose e farle fatte bene, oppure aumentare i fondi a disposizione. Allora, poiché in questo caso il municipio, perché questa è un'attività municipale, per cui non credo che le commissioni capitoline puntualmente si debbano occupare di tutti gli interventi che vengono fatti all'interno dei singoli municipi. Per cui il municipio opportunamente ha segnalato che era necessario fare questo intervento per motivi proprio di trasparenza e correttezza, vale a dire ai cittadini: cari cittadini, abbiamo stanziato 1.200.000 euro per fare queste strade. Le strade sono così ammalorate perché nessuno le ha mai manutenute prima, per cui noi oggi cercheremo di fare le strade fatte bene, ma limitandoci all'intervento su tre strade piuttosto che su quattro. La cosa è molto semplice. Io credo che se questo metodo trasparente, questo metodo corretto di affrontare le problematiche fosse stato sempre utilizzato, probabilmente oggi avremmo qualche strada fatta meglio e qualche problema e qualche buca in meno. Ovviamente nel tempo rimedieremo a tutto questo. Grazie.